E bentornati o benvenuti in questo nuovo Vlogmas. È un po' che non giro proprio un vlog di quello che devo fare durante la mia giornata, ma visto che soprattutto su Instagram ogni volta che ne parlo siete super interessati e oggi devo andare dal mio dentista per fare il controllo mensile dell'Invisalign, ho pensato di portarvi con me e farvi vedere innanzitutto lo studio del mio dentista, perché è pazzesco. Parlare magari intanto un po' dell'Invisalign. Se volete iniziare a farmi le domande qui sotto nei commenti, perché una volta che avrò finito il percorso con l'Invisalign farò un video dedicato, vi racconterò tutto, dalla scelta del perché l'Invisalign piuttosto che altri apparecchi, tutte le informazioni, i prezzi, il trattamento della tecnologia di Invisalign, insomma tutto, sarò io il vostro dentista. Già vi dico che vi lascio il profilo Instagram del mio dentista qui sotto, perché io ci ho messo tanto a trovare il dentista di cui mi fidassi, quella è proprio la prima cosa, e ci ho messo tanto, ho visto tanti dentisti, ho sentito tanti pareri, alla fine ho visto lui, ho visto i suoi lavori, che è proprio specializzato nella parte estetica del sorriso e si vede, mi ha preso a carico e sono fiero di essere a suo carico, perché appunto Invisalign lo fanno quasi tutti quanti i dentisti. La differenza della riuscita di Invisalign la fa tanto il dentista che te lo fa. Infatti il nostro obiettivo non è solamente avere i denti dritti, ma avere il sorriso perfetto. Una volta che io leverò l'Invisalign dovremo limare dei denti, tagliare una gengiva, fare il biancamento, raga, mi fa una marea di roba. Io sto aspettando il mio perché sta arrivando. Voglio farvi vedere che cosa facciamo, perché ogni volta che torno, io vado una volta al mese, io devo mettere 16 mascherine totali. Questo è l'ultimo giorno dell'ottava mascherina e ogni 4 mascherine, quindi ogni 4 settimane, ossia una volta al mese, io torno dal dentista, dal dottor Cristiano Villani, perché facciamo controllo, ovviamente lima lo spazio tra alcuni denti in modo tale da facilitare lo spostamento, riaddrizzamento di alcuni denti in particolare, mi mette la nuova mascherina e mi dà le altre 3 per le successive 3 settimane, e così fino a che non finisco il ciclo, insomma, di Invisalign. Quindi niente, direi che è arrivato il momento di andare. E fra l'altro è un botto che non apre il calendario dell'avvento, quindi oggi appena torno dal dentista apriamo tutte le caselle che non ho aperto in questi giorni. Buongiorno. Buongiorno. Temperatura corporea normale. Sta morto, non lo sapevo. Perfetto. Guardate, hanno fatto pure l'albero. Raga, lo studio è bellissimo. È bellissimo. Pazzesco. Di là, perché c'è tutta quanta la parte dei laboratori, eccetera, eccetera. Adoro che sembra una cifra di entrare in una navicella spaziale. Pazzesco. Ci sono anche la luce fredda per farvelo vedere meglio. Io voglio l'albero così, tutto quanto fintamente innevato. E niente, pazzesco. Veramente molto 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 bello. Ma poi guardate che pazzesco che è tutto quanto bianco e nero. È super bougie, è bellissima l'aria che si respira qui. Poi tutta questa aria di Natale, che vi dico. No, benissimo, infatti non solo li sto per io, ma me lo stanno dicendo un sacco proprio le persone che mi seguono, che vedono. Come, perché poi mi vedo tutti quanti i giorni, capito? Quindi. Il tocco magico. Queste sono le altre 3 mascherine. Oh, siamo già a 10. Oh, siamo già a buon punto comunque. Sì, ma poi tanto vediamo quello dei tornadito. Se altrimenti bisogna prendere l'impronta e farne delle altre. Ok. È come sono tornato a casa. Ho appena messo l'acqua su la pasta, che mi sto a morire di fame, raga. Perché finalmente oggi riuscirò, forse, non sono sicuro, a farmi un pasto sano, o almeno sicuramente più sano dell'ultima settimana. Perché raga, nell'ultima settimana video una cosa e l'altra, ho mangiato malissimo, non mi sono neanche allenato. Questo è uno dei regali che mi ha fatto il mio Secret Santa su Wish. Se ancora non avete visto il video dovete assolutamente andare a recuperarlo. Come avete visto oggi abbiamo fatto quello che in realtà facciamo ogni volta che vado al controllo. Proprio, cioè, ci metto pochissimo, mi controlla come stanno andando i denti. E con lo strap, si chiama lo strip? Non mi ricordo. Praticamente mi fa questa cosa che mi seghetta uno spazio in mezzo ai denti per permettere ai denti di avere più spazio per spostarsi. Fra l'altro mi ha detto che prima di andare via, se finite queste 16 mascherine, e adesso ho appena iniziato la nona, oggi è la nona mascherina, i denti non sono ancora perfettamente allineati sotto, dobbiamo riprendere
prendere l'impronta e fare altre mascherine. Spero di no, perché poi, come vi dicevo, c'è tutto quanto un processo da fare, che è la motivazione per la quale io insisto tanto sull'andare da un bravo dentista. E io vi invito a sentire Cristiano, perché a parte che avete visto lo studio, è bellissimo. Sono sincero, per me è molto importante quello, che Cristiano è una persona molto esteta, ed è una cosa che con me va super d'accordo. Infatti ci capiamo tantissimo. Soprattutto, ragazzi, è una persona molto social, il che vuol dire che avete tutte quante le foto, i video dei suoi risultati, che è una cosa che diamo troppo per scontata. Però avere del materiale foto e video di alta qualità è importantissimo per capire ovviamente la bravura di una persona dalla quale facciamo un consulto. A parte che le consulenze sono gratuite, quindi comunque se gli scrivete un direct su Instagram anche per chiedergli il prezzo, come funziona, se volete fissare un appuntamento, scrivetegli direttamente in direct, perché tanto ci sta molto dietro. Quindi quello che vi dicevo anche stamattina, mi sento tanto di consigliare Cristiano, perché poi ho avuto dei traumi con i denti, quindi sono proprio contento di aver trovato lui. Quindi niente, non vedo l'ora di finire questo percorso. Però mi ha detto che sopra sono allineati, io ovviamente però l'affollamento più grave ce l'ho sotto, non ce l'ho sopra. Mi allargo tanto a darvi informazioni, perché poi appunto farò un video dedicato a questo discorso. Però sono contentissimo, perché tantissime persone mi hanno scritto su Instagram che dopo che hanno visto me fare questo passo lo hanno fatto anche loro, hanno iniziato a fare, ad andare dal dentista, a fare Invisalign, non mettersi l'apparecchio. Ed è super super bello sapere di influenzare positivamente riguardo la salute le persone, perché io ci ho sofferto tantissimo per i denti, raga. Quindi c'è un messaggio che mi preme tanto dare, è andare dal dentista anche per fare un check, per vedere se avete le carie, perché io sono rimasto traumatizzato. Mi fate sapere se vi interessa un video sulla mia storia dei denti, oppure magari quando faccio il video sull'Invisalign invece la mia hair story, my teeth story. Solo io adoro. E magari vi racconto tutto. Però insomma, io ho avuto tantissimi problemi per i denti, al di là dell'accavallamento. Io ho il problema delle carie, che è un problema bello importante, raga. Tipo mi spuntano anche se mi lavo i denti o se mangio bene, ce l'ho tipo congenito, capito? E in più io non sento dolore, ho una soglia del dolore molto molto alta, il che non mi permette di capire se ho delle carie, a che punto sono le carie. Vi dico solo che, raga, io ho 4 denti devitalizzati, che è una cosa bruttissima a 22 anni avere, perché sono tipo 4 denti morti, cioè proprio che non hanno più il nervo, capito? Perché non sento il dolore. E poi arrivo, che ho una situazione drastica. Infatti quest'anno ho speso tantissimo di dentista. Però sono super contento, perché prima ho voluto renderli sani, perché prima della bellezza viene la salute del dente. E quindi prima li ho curati e adesso li sto aggiustando. E quindi niente, io direi intanto di andare a preparare da mangiare. E dopo che ho mangiato, a sto punto, così per il dolce, apriamo i calendari dell'avvento, perché abbiamo tantissime, tantissime caselle da aprire, sia dei dolcetti da bagnè che di foto. Sono super curioso, perché veramente è stato troppo tempo, non mi ricordo che altre foto ci siano dentro. In tutto ciò, ragazzi, io amo queste ciabatte, le amo. Ok, allora dobbiamo misurare la pasta. 128. Ok. Vabbè, dai, facciamo tutto. Sale, tanto già ci avevamo messo. Guarda come cazzo. Che ce lo sapevo. In realtà non so cosa mangiare. Penso che per secondo mi mangio il tonno. Ok, ci siamo. Apriamo i calendari dell'avvento. Iniziamo da quello di Ikea. Apriamo il cui, due cui. Vediamo un po'. Mi sembra proprio soggiogante. Cioccolato al marzapane ad oro. Già trovato per 16. Ho distrutto, non c'ho parole. Dai, ma che bello che è questa stampa sopra. Cioccolato bianco ai mirtilli. No, questo non mi piace. Ecco la 17. Vediamo un po' che c'ho dentro. Una piramide d'amore. Questo è cioccolato al latte con noce. Infatti vedere sta pallina sopra, è una noce, oh mio Dio. Che buono. Questo sembra già un po' più grandicella. Oh, croccante al caramello. È proprio culo. Ma sto, questo è un bruttito, raga, buono proprio. Non si sente tanto il sapore del caramello. Dov'è la 19? La 19 è super piccola, raga. Non mi dica quello col cocco. È una pralina al cappuccio. State pocket coffee, uguale. Ecco la 20. Dai, raga, è carino. Pralina alla cannella. Potete però sapere cosa mi ricorda? Le gomme quelle là alla cannella. Le Brooklyn. Non so se abbiamo provato la cannella. Sono tutti uguali. Ho capito l'ultima per oggi, perché oggi è 21. Questo a forma di cuore. Cuore di caramello. Oddio! Pazzesco questo, raga. Con questo quindi abbiamo dato. Abbiamo quindi quello delle foto. Iniziamo dal 15. Questa
foto qui purtroppo è tagliata la parte importante della foto, perché è una foto di quest'estate, esattamente della sera prima che abbiamo scoperto di avere il Covid in famiglia, che io avessi il Covid. È questa foto con Rodina, con mio nipote, che si era accoccolato sopra di me sulla mia testa. È una delle mie foto preferite, fra l'altro, con lui, che è di una dolcezza disarmante. E appunto l'aneddoto è che quella è stata l'ultima cena fuori insieme. La cosa divertente è che la prima cena che abbiamo fatto fuori, prima e unica cena abbiamo fatto fuori di nuovo io e mia madre, mia sorella e anche Christian, quindi gli stessi di quella cena, è stata proprio nello stesso ristorante. Andiamo avanti con la 16. Eccola qua. Dai. Questa è una foto di mia nonna con Carotina. Spero che mio nipote possa godersi i nonni più a lungo possibile, perché sono delle persone meravigliose che mi hanno fatto un po' come le mie zie da papà. Spero che riesca a goderseli il più possibile. Andiamo avanti con il numero 17. E vabbè raga, io ormai c'è sto calendario, è quello dei mini nipoti, non è mio. Ed è sempre una foto di Carotina e nonna a casa di nonna. Questo pensavo che era un gioco che gli aveva regalato zia Piera. Via con la numero 18. No vabbè. Questa foto che vedete è con Deborah, Eleonora e Ale. Ed è stata la prima uscita che abbiamo fatto quando è finito il lockdown, che era a maggio. Ci siamo svegliati tutti alle tipo le 5 del mattino, perché alle 6 ci siamo visti. Eleonora è venuta a prendere tutti quanti in macchina e ci siamo fatti una passeggiata per il centro di Roma, perché non lo vedevamo da 3 mesi. Abbiamo fatto insieme questa passeggiata e abbiamo fatto questa foto a Castel Sant'Angelo. Ricordo di un momento veramente brutto, però è stato bellissimo passare del tempo con le mie amiche dopo tanto tempo che non ci vedevamo, per Roma vuota, con quel caldo freddo della mattina tipica dell'arrivo dell'estate, insomma veramente. Andiamo avanti con la numero 19. Questa è una foto che ho fatto con mamma la sera del mio 18° compleanno. L'abbiamo scattata al Momò, insomma, che è un ristorante di Roma che sicuramente chi è di Roma conoscerà. Ed è una foto che ci ha fatto mia sorella così all'improvviso mentre stavamo ridendo. E credo che di diverse foto, in realtà io ho poche foto con mia madre e con mia sorella, dovremmo farne di più. Tra tutte le foto che ci sono, questa è sicuramente la foto che spiega meglio il nostro rapporto, perché abbiamo una complicità veramente molto molto intensa io e mia madre. Abbiamo un rapporto che ricorda tanto una mamma per amica. È veramente strano spiegare il nostro rapporto. Diciamo che anche tutti quanti i miei amici, quando sentono che litighiamo, le cose che ci diciamo, perché raga ce ne diciamo di ogni, quando litighiamo veramente è come litigare con un amico, forse ancora peggio perché è comunque tuo parente, perché ci confidiamo l'uno con l'altra. C'è sempre stato così questo rapporto di estrema fiducia, un rapporto molto intenso. Ma credo che riusciamo a scindere la situazione mamma e amica, nonostante abbiamo questo rapporto estremamente amichevole, perché ci confidiamo, ci raccontiamo tutto. Abbiamo un rapporto molto strano, non so come spiegarlo, però insomma spero che si sia capito. Andiamo avanti con la numero 20, la penultima che apriamo oggi. Questa è una foto che ho fatto con mia sorella e un mio nonno spagnolo, che chiamavamo Yayo, che purtroppo ci ha lasciati 1 o 2 anni fa. Quella è stata l'ultima volta in cui l'abbiamo visto prima che la malattia comunque lo consumasse, perché quando siamo stati sull'ultima volta stava veramente molto male e siamo andati su proprio perché non stava bene. E niente. Non mi voglio soffermare tanto perché è una cosa che non ho... Vabbè, perdere i nonni fa schifo, si sa. E quindi... è una delle cose che nell'ultimo anno mi ha... tanto devastato. È una cosa che non ho mai processato e quindi ogni volta che mi capita di vedere delle foto, di ripensarci... è così, perché ho completamente accantonato, non ho mai affrontato insomma il fatto che ci abbia lasciati. Quindi direi di passare alla numero 21. Non lo so, gli amici di Cheers forse lo hanno fatto apposta, ma... questi qua siamo noi, sono Yayo, Yaya. Questa è mia sorella che vedete qui al lato. Questa in braccio a Yayo è mio cugino. E questa in braccio a Yaya sono io. Perché mi sembra che queste essero a
casa di mia nonna in Italia. Non lo so, non riesco a riconoscere la casa, mi sembra casa di mia nonna italiana. Loro sono i genitori da parte di... Faccio fatica a chiamarlo così perché in realtà io lo chiamo con il suo nome di battesimo. Però sono i genitori di mio padre. Nonostante quello che sia successo nella mia infanzia con lui, nel mio percorso di vita, c'è una cosa della quale non ho mai parlato, chi mi segue da tanto lo sa, che è una cosa della quale non mi sento pronta a parlare in questo momento. Ma comunque abbiamo e... avevamo, non so come... Madonna, che cazzo. Non so come devo parlare perché non lo so. Però insomma comunque con tutta la parte della nostra famiglia in Spagna abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, sono delle persone meravigliose. Siamo abituati a vivere rapporti a distanza e non abbiamo mai sentito il peso di questa distanza, perché poi ogni volta che ci rivedevamo era letteralmente come fosse passato un giorno. Solo che la differenza è che ci vediamo così tanto cresciuti. E da piccolo non lo capisci, però se vivi una realtà del genere, ci siamo comunque resi conto io e mia sorella di quanto ci siamo persi a causa di questa distanza di mio nonno, ce lo saremmo potuto vivere di più. Invece non abbiamo potuto, ed era veramente una bellissima persona. Vabbè, basta così. Oggi abbiamo dato. Non so neanche. Vabbè, io quando ho fatto questo calendario, mesi fa, perché l'ho fatto all'ottobre, non sapevo l'avrei aperto pubblicamente. Ancora non sapevo che avrei fatto i vlogmas. Quindi c'è tutta la mia vita su questo calendario. Detto questo, ragazzi, devo andare assolutamente a riprendermi un attimo, quindi noi ci vediamo nel vlogmas di domani. Ricordatevi le piccole cose e le persone che avete intorno. Questa è la lezione del vlogmas di oggi. Noi ci vediamo nel vlogmas di domani e niente. Ciao.